PAC. Allora, hanno anni che Franco Maresco mi deve far fare il principe in un film che doveva essere la prosecuzione di Berlusconi, Berlusconi 2. Io periodicamente l'ho anche scritto, ho detto farò il principe produttore cinematografico in questo film. Dice, bellissimo, quanto è bravo Franco Maresco. Hanno passato minimo 4 anni e ancora io sono qui e sono ancora in attesa. Questa cosa per me è una ferita. Detto questo, io, Franco, propria è la poesia. Dove finisce Viridiana di Buñuel, comincia Franco Maresco. A proposito, la risposta te la devo sul poi me la devi, ora poi ti dite un'altra cosa. Parlavo con Enrico Irazoqui, che salutiamo. Salutalo perché non ne sta brillando. Irazoqui, e come? Il quale mi ha detto, Franco Maresco, io ci disse ora ci parlo e ci ricordo, poi stiamo un Palermo e ci facciamo fare Gesù a Riede. O poi stiamo qua, però io devo parlare palermitano, parlare suca. Se non lo dice nella inflessione giusta, lo mandiamo via. Quindi il film che io immaginavo, perché lui arriva appunto a Rai, se noi lo andiamo a prendere e in macchina quando il vicino e tu ci dici come si dice succa e succa fuerte, se lo sbaglia o facciamo parte dell'arriere. A parte questo, che dovrebbe essere un piccolo episodio, i nuovissimi mostri, faccio io a parte. Però ci sono due piccole cose che precisiamo. Allora, la prima è che Irazoqui è stato già utilizzato da Cipri e Vinicio Capossela in un videoclip, e quindi diciamo già questa idea ti è stata. Ma Suca lo dice, non lo dice con Capossela. Ho capito, però è roba riguariata. Però poi invece c'è un'altra cosa. Il principe, o un secondo, tu sei marchese. Sì, però è irrilevante. Vero marchese. Vero marchese. Allora, il principe che veramente io avrei voluto farti fare, a questo punto devo dire avrei voluto, no, è dentro una sceneggiatura che giace negli archivi della RAI, comprata, soggetto sceneggiatura, eccetera. Ma sei della Tarietta, no? Ma diciamo, era Sardella appunto, non erano. E non credo che, date certe circostanze, quel film me lo faranno fare, a meno che io o qualcuno generoso non ricompri i diritti. E sembra che Iuso voglia comprare Galliano Iuso, amico nostro, lo zio di Brooklyn, il produttore di anche Viva la Foca, Monnezza con Thomas Media, insomma mitico produttore italiano. Quindi ecco, vedi. Però allora, insomma, al di là di me adesso, sì, ti domando quale sarà il tuo futuro prossimo di registo. Allora, io ti posso rispondere se... Non faccio il polemico. Io faccio, ce l'hai un progetto in questo momento, anche se non ci sogno io. Faccio il citazionista, fammi citare una cosa, cito il mitico Orson Welles che ha Marlene, Dietrich, nel film L'infernale Quillan, quando lui, che ti ricordi, è l'ispettore cattivo, le chiede, mentre lei fa le carte, leggimi il futuro. E Marlene risponde, meravigliosa, tu non hai futuro. No, vabbè, se la mettiamo così è ideologica questa risposta. Tanto è cinefila, diciamo, mi è sempre piaciuto, c'è la malinconia infinita in. Però tu, se non fai i film, che fai? I ve lo rintracciate? Io preferirei saltare questa domanda. Non è una domanda, perché non è un'intervista. Lo devi fare un film. Te l'hanno a fare. Te lo devono far fare. Uno può fare col telefonino, come ma faccio tu hai, io. Ma tu che hai amici, diciamo, non hai Roma, amici. No, voglio dire, no, mi riferisco per esempio ai 100 autori. Hai un amico tra i 100 autori? No, io ne conosco uno che adesso non mi ricordo il nome, che mi diceva che se tu non sei fatto compiacente in un certo modo, le cose non te le fanno fare. Mi diceva questo amico. Però io non frequento del cinema. Vicino casa mia c'è il Cinema America che fanno i proiezioni, c'è andato pure il Presidente del Consiglio. Posso salutare il mio amico? No, adesso stiamo facendo un film, non possiamo. Ti vedo, caro, devi aspettare perché stiamo facendo il film.
Allora un attimo che lo vado a salutare. Tu parla, Andrea Stremea. Salve, noi ci conosciamo perché io conoscevo Caterina, io sono amico di Salvatore Rimbola. Ah, sì. Mi ha lasciato solo. Fammi 10 domande una dietro l'altra. La pasta con le sarde, tu come la fai? Come te la sei passata? Normale. Io... normale. Hai un'altra domanda? Sì. Finiamo e stare su. Anche tu. Arrivederci, buongiorno. Finiamo questa discussione. A lui. Perché io lo dico sempre, io sono Fabrizio Forestieri, un amico suo di vecchia data e amico di Salvatore Emmola fraterno, testimone del mio matrimonio. Ma tu te ricordi a Salvatore? No. Medico, ortopedico? No, non me lo ricordo. Allora, dico sempre, faccio riferimento alla sua performance quando ci fu la discussione con Leuto Orlando, all'Orto Botanico. Non c'è interesse. Perché lei è stato uno dei pochi che gli ha detto proprio quello che uno dei palermitani che sanno. La ringrazio. Avrebbe voluto dire, io gliel'avrei voluto dire. La ringrazio. Perché veramente lo ha messo con le spalle a loro. Uno dei pochi. Grazie. L'unico. Lo ha preso, qual è stato l'anno scorso? Credo un paio d'anni fa. Lo ha messo con le spalle a lui, perché la propaganda non giova a nessuno. Grazie. Giulio, un abbraccio. Va bene, sono qua. Gli amici. Devo finire la cosa con lui. Sì, no, dico, stiamo sforando i 10 minuti. Ciao. Ciao. Anche per te Fabrizio, dove eravamo rimasti? Bella cavicchia che avanza incredibile. Quindi la questione è semplice, tu devi fare i film, devi fare, perché quello è il tuo lavoro. Allora dobbiamo rimanere nell'ambito del cazzeggio di una cosa seria. Noi non abbiamo mai cazzeggiato stamattina. No, allora i film te li devono... fare. Ah sì, dicevo, io mi inventavo col telefonini farsi i film. Tu invece io appartengo, che vuoi? Io appartengo a una generazione sminchiata, una generazione che aveva John Ford. Vabbè, tu vuoi fare un cinema vecchio. E ci vuole la saidella. No, voglio dire, dovrebbe essere giusto poter fare, cioè ci dovrebbe essere, come dire, spazio, si diceva un tempo per tutti, ma in effetti così scivolo nel buonismo, no, ma scivoli... non si dice buonismo perché c'è un tuo amico che ha praticamente... Ho fatto pace, sì. Ci siamo riconciliati. Questa è la brutta notizia. Veltroni, no, stai scivolando nel vittimismo, ma essendo tu palermitano... Il vittimismo è, diciamo, è... No, è un dato di fatto, se tu non puoi lavorare perché ti censurano, nel senso che hai un difetto che è quello grande, ne hai tanti, ma di dire le cose come stanno, di non farti mettere i piedi di sopra, o come dicono i palermitani, farti passare la mosca davanti al naso, paghi un prezzo che è quello di essere... praticamente, ma io me ne fotto. Va bene, peggio di così può dire, peggio di così non poteva andare. Chiudiamo con questo, diciamo, questa coda vittimistica. Io intanto aspetto di fare un principe, no film. Mai. Sì, vabbè, mai il surice tu. Pac, Franco Maresco. C'è riuscito.